Ben ritrovati amici, prima di venire al tema, come vedete anche dalla copertina, dall'immagine di copertina dedicata a Sinner e non solo per le ATP Nitto Finals Torino LP Tour 2024. Volevo, come ho fatto anche, se non vado errato, nella giornata di ieri, invitarvi ad iscrivervi sul nuovo canale YouTube, appena fresco, di Zecca, del centro diurno cogestito BAT, Trani Andrea Barletta Biceglie, presente su YouTube a partire dalla giornata di ieri, essendo io parte comunque del gruppo di team del centro diurno cogestito, molti passi avanti sono stati fatti, ovviamente c'è ancora da percorrere tanta strada. Comunque iscrivetevi, è gratuito, attivate la campanella perché al momento c'è solo un video, una shorts, ma sicuramente ci saranno altri video, ovviamente sempre in ambito promozionale, come anche facciamo con la pagina fanpage Facebook Centro Diurno Cogestito Trani Andrea e la fanpage Instagram sempre dello stesso team lavorativo. Bene, iniziamo dopo questi 2 minuti di anteprima con le Nitto ATP Finals che praticamente inizieranno a partire da questa domenica, vediamo, 10 di novembre sino al 17 di novembre. Veniamo subito ai due gironi per quanto riguarda la fase in singolo. In un raggruppamento abbiamo Sinner, Medvedev, Taylor Fritz e Alex de Minaur, nell'altro abbiamo, vediamo, Zverev, Alcaraz, Casper Ruud, Andrei Rublev. La domenica vi diciamo subito, ci saranno le seguenti partite. Al singolare, non prima delle 14, Medvedev, Taylor Fritz, non prima delle ore 20:30, Jannik Sinner, Alex de Minaur. Per i doppi alle 11:30, Koloff, Mektić contro Paasele e Thompson. Non prima delle 18, Granollers, Ceballos contro Elio Vara, Patten. Per l'altro girone, sempre domenica, non prima delle 14, Alcaraz, Ruud, non prima delle 20:30, Zverev, Rublev. Per i doppi, 11:30, Arevalo, Pavic contro Kravets, Puez. Non prima delle 18, Bolelli, Vavassori contro Bopan e Ebden. Queste ovviamente sono le partite del primo giorno, poi c'è ovviamente il criterio a seconda di vittorie e sconfitte per le seguenti sfide. Ovviamente abbiamo visto, e con la mia lettura che ho fatto, che il nostro Sinner ha evitato nello stesso raggruppamento Carlos Alcaraz, ma questo ovviamente non può non interdire un'eventuale futura sfida nelle fasi eliminatorie. Ovviamente noi ci auguriamo che possa andare abbastanza bene per noi italiani tra Sinner e Bolelli Vavassori. Ovviamente risuona un po' la carica per noi azzurri, invece per chi sperava magari di vedere Nole Djokovic
Si è un po' rimasto deluso con la comunicazione ufficiale che è arrivata nella giornata di ieri, che per un infortunio barra risentimento ha dovuto fare a meno di queste finals, no, Djokovic. Ovviamente dopo queste finali, che segneranno comunque un trofeo importante sia in singolare che nei doppi, avremo la famosa insalatiera della Davis Cup, poi ovviamente parleremo a seguire in un clip o magari in post futuri della Davis Cup. Dove lì ovviamente vedremo anche praticamente le ultimissime apparizioni di Rafa Nadal, che ricordiamo meno di un mesetto fa, massimo un mesetto fa, ha annunciato il ritiro dalle competizioni attive tennistiche in singolare e in doppio, sia ufficiali che pensiamo anche diciamo amichevole, a parte i Six King Slam. Bene, ci rivediamo ai prossimi appuntamenti sui nostri soliti canali social digitali, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube con i video, la community. In conclusione del video vi riporto invece all'inizio ricordandovi nuovamente del neonato canale YouTube al centro diurno con gestito BAT. Iscrivetevi, è tutto gratuito, attivate la campanella per restare aggiornati sui nuovi video, nuovi shorts o chissà anche se sarà attiva poi anche lì la sezione community per tutte le comunicazioni. Nel frattempo, sempre in riferimento allo sport, questa sera c'è Milano-Madrid capitolo 2, oltre alla vittoria del Milan nel calcio, questa sera toccherà la pallacanestro Eurolega Olimpia Milano contro Real Madrid in diretta su Sky, come sarà anche su Sky in diretta all'inizio ATP Finals. È una partita aggiornata anche per quanto riguarda la Rai. Bene, ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Un saluto e alla prossima. Ciao!